Ciao Giorgio, ci vediamo. Ciao oggi. Anche a te. Ciao ragazzi, io spero che lei abbia l'ennesima volta. Io spero che lei abbia mangiato la seppia, così lo seppi e io sì. L'ascoltassi, sì. Anzi noi l'ascoltassimo. Sì. Non vediamo sempre le seppie. Sì. Le seppie. Sempre le seppie, capito? Ah sì. Ma però siamo anche abituati, ricordiamocelo bene, sì. A mangiare la foglia. Anche a mangiare la foglia, e sì. Anche a bruciare il paglione, per cui i nostri amici stiano ben attenti, sì, capito? Direi ecco. Di sì. Io allora ti faccio vedere questo, Europa sì, qui. Europa no. Sì, il convegno che ho partecipato pochi settimana fa. Sì, sì, benissimo. Sì. Io ti volevo fare un accenno. Esiste il problema dell'Europa, ecco qui i partecipanti, eccoli qua. Benissimo, molto bene. E veniamo a noi. Io ti volevo fare un accenno al caso dell'imprenditore italiano, la grande impresa Pregilo, Impregilo, Caltagirone. Sì, sì. Impregilo, sì. Caltagirone, questo è documentato anche in rete, ha preso due grandi lavori. Quello in Libia, che doveva rifare la Balbia, però non strada nazionale larga, ma un'autostrada dal confine tunisino al confine egiziano, quindi un vecchio sogno balbiano, diciamo così, possiamo anche dire mussoliniano, però in questo caso era autostrada. E poi il grande appalto che ha preso questa grande azienda italiana per la costruzione del secondo canale di Panama insieme ai cinesi, per un importo che supera i 3 miliardi di dollari. Però ultimamente non so perché, da quando Caltagirone ha preso questi appalti mi pare che la magistratura si è schierata contro di lui, cioè in galera, figlia, cioè sono successe delle cose che non mi sono chiare. Ma perché non mi sono chiare? Perché in un sistema che è nato nel dopoguerra, parlando dell'Italia in modo particolare, sulla corruzione permanente, cioè non posso credere che Caltagirone ha fatto qualche, diciamo così, qualche giro un po' illegale, diciamo così, e gli altri siano tutti bravi, non hanno fatto nulla. Per esempio il Monte Paschi di Siena ha fatto niente, e per dire le cooperative rosse no, nessuno ha fatto nulla, e nessuno è in galera di questi qua, mi insulta. Tu come la pensi su questo caso? Ecco, ti devo chiedere una tua opinione. Allora niente, io ti rispondo subito e ti rispondo subito come devo rispondere, sì. Perché prima cosa, contrariamente alle aspettative, contrariamente a quello che pensano gli italiani ed altri, l'Italia è sempre stata presente a livello internazionale con la sua grande, grandissima ingegneria. Esattamente. Ricordiamoci che le nostre industrie sono state presenti sempre in Africa. Sì. Allora, siccome noi siamo sempre presenti, cosa succede? Si vede che lor signori, i veri autentici nemici del popolo italiano, fanno di tutto per bloccare la presenza dell'impresa italiana in tutto il mondo. Quindi? Di questi lor signori, la magistratura è l'espressione più infame, più schifosa, più lurida, capito? Più sporca. Ho capito, era quello che pensavo io. E appunto, la magistratura ha sempre agito nell'interesse di questi cialtroni, questi maledetti. Il giorno in cui fosse possibile attuare un'autentica rivoluzione, bisognerebbe tagliare la testa al 90% di questi magistrati, capito? Tagliargli la testa proprio pubblicamente in Piazza del Popolo. Guarda, ti facciamo un onore, ti tagliamo la testa a Piazza del Popolo. Come tempi di papà. Non c'è alternativa. Io guarda, ti faccio vedere una cosa che ti spiega esattamente. Qui stiamo veramente a parlare di cose. Vedi, chi conosce i libri, chi legge le editorie, le cose le capisce. Se uno non legge, crede che siano tutte le balle che gli raccontano, capito? Caltagirone è colpevole. Quello che è colpevole è peggio cosa, Caltagirone. Ma tu lo vai a interferire quando lui sta interferendo all'interesse degli americani. Perché la seconda Panama, che cosa rappresenta? Chi ci aveva provato prima? Ci avevano provato prima... Gli americani, no? Chi ci aveva provato? No. Chi? No. Allora, il primo canale di Panama fu progettato niente o po' di meno che da Lesseps, e fu lavorato, che costò la vita a migliaia di operai,
fu lavorato dagli italiani, da operai italiani. Ho capito. Oltretutto. Il secondo canale, allora, prego. Una volta nato il canale di Panama, gli Stati Uniti, per impossessarsene, che cosa hanno fatto? Hanno occupato Panama. Hanno fatto le peggio cose. Hanno fatto le peggio cose. Infatti. Fino a scindere quel terreno e a inventarsi uno Stato che è lo Stato di Panama. Sì. Che prima non c'era. Esatto. Ricordo che, oltretutto, gli Stati Uniti, quando certo Noriega, noto ex agente della CIA, sì, tentò di sganciare Panama dal controllo degli Stati Uniti, ci fu un'ulteriore invasione statunitense che costò la vita a una marea di cittadini, sì, laddove il popolo occidentale era distratto dalle idiozie che stavano dicendo in relazione a quel povero Ceausescu. Esattamente. Mentre le televisioni erano affrante dal fatto che Ceausescu aveva ucciso chissà quanta gente, che non era vero, perché erano soltanto delle farneticazioni televisive, no? Come quelle che poi hanno applicato a Gheddafi, no? Dove facevano vedere dei normali, lo svolgimento normale di funerali in Libia come seppellimento di poveracci assassinati dal regime, la stessa cosa che fecero, no? Che fecero per Ceausescu, che fu accusato di aver assassinato chissà quanta gente, e non è assolutamente vero. Allora, per i nostri amici, io consiglierei la lettura di un importantissimo libro intitolato Sotto la notizia niente, se riescono ancora a trovarlo, un libro importantissimo scritto da un grande esperto di queste cose. Lasciamo andare e proseguiamo. Io ti faccio vedere un'altra cosa, vedi questo? Sembra così, no? Sì, vediamo un po'. Osama Bin Laden, Mazzini, vite parallele. Esempio Mazzini, Osama Bin Laden, quando la storia legittima il terrorismo. Il paragone. Allora, che cosa era successo? Non è pertinente, No, è pertinentissimo. Adesso te lo faccio vedere. Mazzino, allora te lo dico. Prego. Te lo dico, eccolo qui, vedi. Sì, l'autore. Sì, l'autore è? Era Mario Moncada. Va bene. Mario Moncada. Cosa successe? Cosa successe? A un certo punto fu montata tutta la questione terroristica attribuendola, no, a Bin Laden. Ora, noi sappiamo che era tutta un'operazione completamente campata per aria e mandata in piedi dalla CIA. Per questo sappiamo. Ma Bin Laden è accusa della CIA. L'accusa di iperterrorista era stata data a Bin Laden. Noi non sapevamo ancora, il mondo intero non sapeva che Bin Laden era un agente della CIA, non solo imparentato con una famiglia strettamente imparentata con la famiglia Bush. Infatti. No. Attraverso una società che si chiama Carlyle. Sì. A un certo punto fu inventato il mito terroristico di Bin Laden. Allora, questo deve servirci per riuscire a far capire alle persone come funzionano le cose, no? Sì, sì. In assenza di ulteriori informazioni arriva una scarica mass mediale fortissima, dove ovviamente viene pompato il terrorismo, la tesi terroristica. La società è pervasa, no, di questa tesi, di questa ipotesi. Se tu ti vuoi ribellare, è difficile che tu, se sei un uomo politico a un certo livello, che tu possa dire, guardate, sono tutte cazzate. Lo devi dire in un'altra maniera. E fu quello che disse Craxi. All'epoca non era ancora stato colpito direttamente, stava tentando di sganciare l'Italia da questo asservimento totale agli interessi statunitensi, no? Sì, sì. Allora, cosa uscì fuori? Uscì fuori che Craxi fece un intervento
molto importante al Parlamento, dicendo, beh, alla fin fine anche Mazzini è stato accusato di essere un terrorista. Beh, sì, mi ricordo. Per cui il problema di Bin Laden non è quello, no? Sì, sì, mi ricordo che lo fece a metà anni 80. Apriti cielo, apriti cielo. Sì, c'è pure una polemica apriti forte. Apriti cielo, ha parlato male di Mazzini, come se Mazzini fosse lì, uno così, per caso, come se non fosse vero che tantissimi patrioti italiani, sia pure in maniera molto, ma molto rudimentale, perché dietro non avevano la CIA, tentavano in qualche modo, anche con un'azione di carattere terroristico, di cambiare le cose in questo paese. Porto un banalissimo esempio, i fratelli Bandiera. Sì. I fratelli Bandiera nel 1844 furono traditi da un agente segreto inglese, quindi quando, italo-inglese, come al solito, quando i Bandiera sbarcarono in Calabria, lui si offrì di accompagnarli per fargli raggiungere un ipotetico posto dove era in atto una ribellione calabrese contro il regno delle due Sicilie, e invece questo qui, che si chiamava Bocchiciampi, era uno spione che riferì tutto, arrivò la forza pubblica, arrivò l'esercito, li presero e li fucilarono immediatamente. Questa è la storia dei fratelli, sì, Bandiera, no? Sì, sì. Poi dopo si è saputo che erano spiati dal console inglese a Corfù, mi pare, ed erano, tant'è vero che Mazzini, che lo sapeva, gli mandava a lei, diceva: non andate, non fate sta fesseria, ve fregano subito. Infatti poi gli hanno fregato. Questo per dire come stanno le cose. Sì. Apriti cielo. Allora uscì questo libro dove dice, oh, ma che, vogliamo scherzare? Questo libro parte sempre sul presupposto che Bin Laden non fosse un agente operativo della CIA, ma fosse un autentico eroe musulmano. Dove giustamente quello dice le guerre asimmetriche sono perfettamente legittime, e lo dico anch'io, le guerre asimmetriche sono legittime. Adesso mi chiaro, se no, ma io in paragone te devo dire, cioè le due mentalità, cioè i due personaggi, perché insomma Mazzini, insomma, il testo passato, e quindi un'altra. E beh, la stessa, concettualmente la stessa, sì, cosa. Poi, certamente sì, poi beh, è logico. Ci sono anch'io di mezzo, se potessi fare la guerra asimmetrica la farei immediatamente, no? Vabbè, non saresti l'unico. Non saresti l'unico oggi come oggi. Te le proprio di sì. No, questo è interessantissimo. Se non ho le armi per fare la guerra atomica, dovevo fare la guerra asimmetrica. Sì, sì, certamente. No, dico, questo è chiaramente importante anche perché io ritengo che Bin Laden sia morto assassinato, come ha detto Benazir Bhutto, nel 2 novembre del 2007 o 4 novembre alla Al Jazeera, in versione inglese, un giornalista inglese che era anche una figlia mignotta che fece vita di nulla, nel tributo disse che Bin Laden è stato ucciso per ordine degli americani da un agente pakistano, e secondo me è stato ucciso ancora prima, poco prima che facessero quegli attentati alle due torri, e poi hanno usato le controfigure, come è stato dimostrato che quei filmati, il tipo in questione, tutto era Bin Laden, quindi probabilmente in questo senso devo dirti che hai centrato benissimo l'argomento, e anzi, e hai, sei ristabilito proprio la metodica di un certo potere che sa usare le sue pedine e poi fa credere tutto quello che vuole lui, nel senso che fa propaganda, dice balle a tutto spiano con tutti i media, che poi credono e creano un mostro che magari il proprio mostro non era. Questo, cioè questo, non so se mi hai capito cosa intendo dire, cioè questo che poi ma certamente succede, ecco. Tant'è vero che io ho sempre detto che Bin Laden era Zorro. Più o meno. Anzi, è più realistico Zorro che non Bin Laden, e chiunque che sapesse ragionare capiva perfettamente, vedendo questo personaggio vestito da arabo che andava in giro, dice Bin Laden, ma questa è tua madre, capito? È tua madre che si va a prostituire lì, capito? Te giornalista, che mi viene a dire che è Bin Laden. Ho capito. No, tu hai detto più realistico. Se fossi stato lì, io ho detto, ma quella è tua madre, quella. No, scusa, tu hai detto più realistico Zorro di Bin Laden. Cosa vuol dire più realistico Zorro di Bin Laden?
perché Zorro, che è chiaramente inventato, sì, questo sì, è un personaggio molto più realistico che non Bin Laden, che in realtà è pure esistito, non si sa quando è morto. Faceva comunque parte di una famiglia strettamente legata agli abusi della famiglia. Sì, sì, una socia in affari, esattamente, esattamente. Senti, Giorgio, avevi accennato che volevi parlare di cose che abbiamo fatto in un anno in Abissinia. Sì, adesso prima di parlare di quello, siccome abbiamo accennato al discorso mazziniano, che poi riprenderemo contro tutti questi post integralisti cattolici che sentì parlare dei Mazzini e gli viene il tremore e gli vengono le emorroidi, io voglio far vedere la faccia di uno stronzo. Questo qui è uno stronzo. Questo è un grande stronzo. Chi è questo? L'inica della... E basterebbe... basterebbe questo. Posso rivederla? Sì, sì. Allora, l'unica... l'unica tesi fila del... Vabbè, questa è la collezione filatelica, appunto, degli ultimi francobolli dei Borbone. Ecco. Se la vogliono comprare, la pagano invece di 9.675 euro, pagano solo 4.800 euro. Se uno la vuole comprare, la compra, però ciò non toglie che questo c'ha la faccia da coglione. Ma quello è tu parli. Questo qui, il nome di questo qui, se la prendono con i 1.000 di Garibaldi. Io preferisco i 1.000 di Garibaldi, guarda. Scusa, tu stai parlando di Fernando IV di Borbone in questo caso. È naturale, eccolo qui. Allora, dovete una faccia da fesso. E questo è vero perché a quanto pare è molto ingenuo. Faceva parte di una dinastia completamente servita agli interessi dell'impero inglese. Sì, ecco, voglio dirti. Il quale ha pensato bene di togliersi dei coglioni perché era maggiormente interessato a gestire l'intera Italia attraverso la dinastia Savoia, come lo sappiamo perfettamente. Esatto. Però non mi venissero a parlare di legittimismo, di massoneria, di tutte queste idiozie, perché questo era meno legittimo e più massone di Garibaldi, capito? È più asservito agli interessi inglesi degli altri, che oltretutto era un coglione, torturatore di repubblicani, assassino di repubblicani. Questo ho capito, puoi dire, ma ciò non toglie che però come reame la casa borbonica, se permetti, se andiamo a vedere poi in certi fatti, è stata molto meglio di quella Sabauda, nonostante poi in politica estera anche loro imprigionate, però cioè voglio dire, io sto parlando dei Borboni delle due Sicilie. Sì, i Borboni non mi interessa. Sì, sono i Borboni delle due Sicilie. Sì, ho capito, un feudo diretto di sua maestà britannica. Sì, questo è vero. Fungeva da pulisci cessi, intendendo per cessi i vari anfratti dell'Africa del Nord che i Borboni dovevano controllare per conto degli inglesi, che la flotta borbonica doveva controllare per conto degli inglesi, come sappiamo perfettamente, e dovremmo fare tutto un discorso relativo a una certa marina italiana, detta italiana, ma in realtà tutto era fuorché italiano, e parlo della marina italiana degli anni 40, lo sappiamo. Era molto più napoletana che italiana, attenzione. Questo l'influenza sono stata. Ma hai ragione, ho capito cosa vuoi dire, infatti poi abbiamo visto come è andata a finire, ma se quella marina è rimasta tra virgolette napoletana, come dici tu, la colpa è anche rimanere napoletana quella marina lì, ma infatti è la colpa di qualcuno che non vuole capirlo, perché se avesse capito subito, le avvisaglie che quella marina era napoletana, no? Lo disse a Mussolini direttamente in faccia, che ci litigò e si dimise perché era un grand'uomo, era l'ammiraglio Alfredo Maestrocchi, il fratello di Federico Maestrocchi, esattamente, glielo disse direttamente, attenzione, glielo disse nel 29, non nel 40, nel 29. Chi vuole capire lo capisca. Esattamente, l'hai detto, però dobbiamo anche dire una cosa per essere seri. Allora, a parte l'influenza inglese sui Borboni, che questa è nota, poi si è visto quella meglio emerso che successe, come tu hai detto, che fece massacrare un sacco di repubblicani, questo è anche vero,
D'altra parte bisogna dire che il regno delle Sicilie fu uno dei primissimi regni ad essere contro l'usura e tante altre cose che i Savoia si sognarono di fare a quei tempi, questo va anche detto, poi c'è anche l'altra parte della medaglia. Va bene, però, ma quella è una giustificazione posteriore che non regge. Lo so, è una giustificazione posteriore che non regge. Come ho già detto più di una volta, qui si sono attaccati a un romanzo, per creare una serie di problemi veramente di carattere codino che noi dobbiamo dire, capito? Che noi ci siamo stancati. Il romanzo è il romanzo che poi tra l'altro io ero amico di di quell'attore che poi fece la parte nel film televisivo. Quale film? Il film era l'autore del libro era Carlo Alianello. Ah, sì. Il film poiché il libro era L'Alfiere, film, e il film si intitolò L'Alfiere, un bellissimo film, oltretutto. In molte puntate che fu pubblicato, eccetera. Ora, anche queste cose le dobbiamo dire, certo. Dobbiamo ripetere. Da quel libro è nata tutta una serie di idee che erano idee di carattere veramente codino, nel senso più deleterio del termine codino, perché dovevano costituire una sorta di background ideologico e culturale contro questa Repubblica, il che praticamente poi si è dimostrato essere veramente funzionale agli aspetti più deteriori di questa Repubblica. Questa è la verità. Perché se l'opposizione è fatta da quella gente, preferisco il peggio di questa Repubblica qui. Allora bisogna stare molto attenti nella politica, quando si fa la politica. Certamente. Capito? Ecco perché ritorno a questo libro. Sì. Ovviamente questo autore ha scritto questo libro, guardate che l'autore può ripetere per favore il nome dell'autore? L'autore richiama Mario Moncada di Monforte e l'editore è Armando Editore, eccolo. Ho capito. E quindi il libro il titolo è stato stampato nel 2005. Vite parallele, Giorgio Mazzini, sì, a difesa delle posizioni di Craxi. Ho capito. Ovviamente costretto poi a pagare pegno, perché ovviamente si era talmente indirizzato nella linea diretta di antagonismo nei confronti dello strapotere di loro signori, che alla fine, per il tramite di un agente della CIA che si chiama Antonio Di Pietro, fu tutto mandato per aria, eccetera, con la morte di Craxi in esilio, ma con la morte per omicidio di Raul Gardini. Questa storia qui. Puntavano all'indipendenza energetica italiana. Esattamente, ma infatti te lo dico, questa storia qui purtroppo la sanno pochissimi, e quei figli puttana giornalisti che la sanno non la dicono perché dicono tengo famiglia, no? Come purtroppo questo è il classico iniziaccio di un popolo schiavo che quando deve combattere sulla libertà ha paura di un minimo sacrificio e si para dietro il termine tengo famiglia. Quindi gli fanno fare comunque i sacrifici, lo fanno peggio, ancora peggio, perché non se ne accorgono. Ma purtroppo, e li devono pagare. Sì, certamente, ma infatti ti voglio dire questo per li devono pagare questi mattanzoni. Vogliamo ricordarci ancora. Adesso no, qui in Italia sentivo alla televisione, hanno condannato all'ergastolo un nazista di 100 anni, non so chi, nelle Marche, capito? Sì. Allora, ma voi siete dei pidocchi. Voi siete peggio dei pidocchi, dei pidocchi da schiacciare, che schiavere con lo sputo, capito? Sì, ho capito. Pigli con questo, ma pigliati con chi comanda. Tra l'altro, tra parentesi, ricordiamoci che il 16 di novembre cade, no? La ricorrenza dei nostri eroici aviatori assassinati e mangiati nel Congo. Sì, nel 61. 16 novembre 1961. Esattamente. A chi, sì. Ricordiamocelo, noi almeno ce lo dobbiamo ricordare. Erano andati lì disarmati, e il fatto che fossero disarmati è stato
sufficiente per i congolesi per mangiarceli, capito? Allora, certi congolesi che vengono qui in Italia li fanno pure ministri, sul suggerimento non sappiamo di chi, probabilmente della sacra sindone, probabilmente. Sì, allora, sì. Se mangiassero tra di loro, invece di venire a rompere i coglioni da noi, chiaro, no? Capisco che questi qui, capito, la carne bianca gli dà più sugo, no? Ma a me non mi frega un cazzo, capito? Andasse a mangiarseli, se la mangiassero, io so che quando ha parlato, non so dove, nella mia Romagna, giustamente gli hanno buttato le banane. Io gli avrei buttato qualcos'altro, capito? E buon appetito. Grazie. No, mi capisco, no, diciamo per ricordarcelo, per chi non volesse capire, in Italia dopo guerra quattro personaggi hanno cercato di fare gli interessi dell'Italia, ma specialmente tre, mi riferisco a Enrico Mattei, Aldo Moro, Bettino Craxi, poi dopo però dopo Berlusconi, ma in maniera più blanda, però i primi tre hanno fatto tutte e tre una brutta fine. Berlusconi ci ha provato con molta intelligenza, sì, in ogni provato, caso, perché l'accordo contemporaneo con Gheddafi e Putin era qualcosa di estremamente sensato. L'ha ricordato. Sì, sì, infatti ci ha provato e guarda un po' che figli fanno fare, per me. Esattamente. Stanno cercando di ripetere un Craxi bis, cioè più o meno, esattamente. Questo è evidente che è così. Perché io dico questo, io conosco l'ambiente di Mediaset, conosco addirittura una persona che è nelle 5 che fa i programmi, e so chi è, conosco l'ambiente e di Berlusconi da anni che so chi è Berlusconi, lo so da 85, cioè quando andai una volta a Milano e conosco proprio delle persone che lavoravano, tuttora lavorano lì, no? E quindi so chi è quest'uomo. Quest'uomo è tutto, ma non è scemo come lo possono i giornali. Scemo non è assolutamente. È uno che se ne intende di molte cose nel ramo del lavoro, cioè va detto, è venuto che siamo qua, cioè la verità è questa, poi se l'idiota, l'imbecille vuole continuare a fare l'imbecille, peggio per lui, però i fatti vanno detti. E l'hanno attaccato, come hai detto tu, perché voleva fare per l'Italia una politica diversa, cioè più ai nostri interessi. E purtroppo, come ho già detto, in Italia, tu hai notato già, lo sai benissimo, per chi non lo sapesse, se riflette sul caso Mattei, Moro e Craxi, quindi Berlusconi, dovrebbe capire. E faccio domanda, come mai quando questi qui cercano di fare una politica a nostro favore, in politica estera, specialmente una politica energetica pro Italia, vengono fatti fuori, vengono messi insomma in tutti i modi, vengono massacrati fisicamente e per via giudiziaria? Uno deve fare queste domande qua, cioè capire il perché. Purtroppo molta gente quando ascolta legge, no, non riflette sui fatti, cioè per dire cosa ha fatto questo? Perché su cosa ha fatto uno capisce. Ma poi su cosa vuoi che riflettono? I milioni di stronzi che stavano lì a sentire, sì, Santoro, sì, no, a bocca, sì, aperta? Santoro è un uomo pagato da loro signori, no? No, per esempio, per dire queste cose, no? Ti faccio un esempio, soldi e basta, no? Sì, sì, io faccio un esempio classico per chiudere il discorso. Si dice, tu senti, però oggi si parla di Mussolini, ah, criminale, ha fatto qui, ha fatto là. Ma uno dice criminale ancora, poi va a vedere che ha ricostruito lo stato sociale della nazione, che il mondo ci ha invidiato e che ancora invidia, e tu mi chiami questo criminale. Ma perché poi? Che cosa ha fatto il criminale? Ha fatto una guerra, l'ha persa. Beh, ma anche Napoleone ha fatto una guerra, l'ha persa. Ma anche tanti ha fatto una guerra, l'hanno persa. Eppure non è successo quello che è successo con Mussolini. Questo voglio dire. Certo, allora, guarda, colgo l'occasione. Allora, per parlare di questo, questa è una rivista. Sì. Intervento. Numero? Questa rivista è degli anni 70, sì, cioè, che 1970. Che numero è? Numero 37. Beh, ecco, dimmi tutto. Allora, c'è una cosa veramente interessante scritta dall'ex ministro Alessandro Lessona. Ottimo. Io ho conosciuto il nipote perché era a scuola con me. Allora, sentiamo che cosa ha fatto l'Italia, cosa è stata capace di fare l'Italia in Africa nel giro di un anno. Allora, di fronte a queste cose, c'è solo da vergognarsi, cioè, veramente senti questa merdaccia che comanda oggi, che a nome di quale schifo, di quali stronzi, senti un po'. Sì. La guerra con l'Italia fu trascinata dalla mancanza di parola del Negus,
che tenne in non cale il trattato del 1928 e della bidiosa animosità del ministro inglese Eden, che sperava di mettere in ginocchio l'Italia e fiaccare il fascismo. Non fu tutta responsabilità italiana, quindi qui non ci interessa, perché è chiaro che l'Italia puntava ad avere anche lei la sua fetta di Africa, che era l'unica che era rimasta, gli altri si erano presi tutti quanti, gli inglesi e i francesi. Se in quei tempi avesse Mussolini dato ascolto a taluni consiglieri, fra i quali l'ammiraglio Falangola, avrebbe attaccato di sorpresa la flotta inglese alla fonda nella rada di Alessandria d'Egitto, perché i nostri servizi segreti ci avevano informati che era priva di munizioni. È vero. Allora, gli inglesi non hanno avuto nessuno scrupolo nell'affondare una flotta che era quella francese, che era completamente ferma, disarmata, ed erano anche alleati, e Mussolini invece ha avuto questi scrupoli, ha fatto male. Non attaccherò mai l'Inghilterra, mi disse, non voglio assumermi la responsabilità di una guerra europea, mi disse. È sempre il ministro Lesson. Sì, certo. Allora, vedi bene che le guerre poi scoppiano lo stesso, tanto valeva che colpisse pesantemente, mettesse per terra la flotta inglese una volta per tutte nel momento giusto. Sì, infatti. Vinta la guerra, l'Italia pensò immediatamente ad organizzare l'impero. Fu abolita la schiavitù e la legge che permetteva il taglio della mano a punizione del furto. Ti dico tra parentesi che io invece questa legge la ripristinerei immediatamente qualora avessi il potere in Italia. Vedere un po' di gente, ma tanti, manderesti oggi in fanno, spadroneggiano, andare in giro col moncherino, capito? Una situazione eccezionale. No, ma scusami Giorgio, creeresti un guaio enorme, perché dopo manderesti in tilt l'Inps, come facciamo poi a tagliare? No. Senza avere l'assistenza pensionistica. Allora sì. Taglio della mano destra e del piede sinistro. E possibilmente anche tolto un occhio, perché un occhio, due sono più che troppi. Allora, fu abolita la schiavitù e la legge che permetteva il taglio della mano a punizione del furto. Si provvide ad istituire una larga rete sanitaria ad evitare le pratiche barbare della stregoneria. Al clero cotto, stai attento, che ci sono certe tendenze del clero cristiano che vanno ovviamente presi in considerazione. Al clero copto furono tagliati gli artigli della rapacità verso i fedeli, costretti a pagare decimi pesanti. I preti sono uguali in tutto il mondo, sono sempre gli stessi preti. Il territorio fu diviso in 5 governatorati, con a capo in Addis Abeba un governatore generale, cioè il viceré. La ripartizione della popolazione nei 5 governatorati fu fatta aggregando le genti che per razza, religione e costumi erano simili. Fu facile ovviamente, ma intanto valeva la pena di farlo, certo. Perché i costumi simili determinavano comportamenti politici simili. Certamente. Subito cominciò lo studio, attenzione, non viene fatto in Italia, noi lo facemmo all'epoca. Abbiamo una testa de cazzo colorata de nero, sì, che viene in Italia con la pretesa, ministro italiano con la pretesa che venisse a insegnare qualcosa. Ripeto, andasse a mangiare i suoi simili in Congo. Invece di portarmi i soldi a me, lo dico con la massima tranquillità. Subito cominciò lo studio per la valorizzazione del territorio.
I risultati ottenuti in poco tempo e quelli che si erano sicuri di poter ottenere in tempi brevi o lunghi giustificarono le speranze degli ottimisti e sconfissero le previsioni di coloro che, riprendendo un vecchio ritornello, dicevano «c'è tanto da fare in Italia». A che pro disperdere le nostre forze in imprese non redditizie? La perdita dell'impero non è stata risentita dagli italiani nel suo giusto valore, poiché non sapevano quali grandi possibilità economiche esso poteva arrecare alla madre patria. Bello. A questi cialtroncelli qua, capito? Servi dei preti. Chi non sa quanto perde non se ne addolora, ma coloro che sanno, accanto al dolore cocente ad aver perso quanto di prestigio rappresentava l'Africa italiana e quanto di valuta estera non avremmo più speso, si sente accasciato dalla pena. Ecco alcuni riferimenti di carattere economico. In meno di un anno. Sì. Erano stati scelti 4 comprensori adatti alla coltivazione del cotone. Il Ministero dell'Africa Italiana aveva già dato in concessione tale comprensorio all'Istituto Cotoniero Italiano, con l'obbligo di coltivare in esso il tipo di fibra idoneo alla lavorazione dei nostri cotonifici. Bello. Erano già stati tracciati i limiti delle zone ove coltivare intensamente le arachidi per avere il prodotto sufficiente a fornire l'olio di semi alla madre patria. Gli importatori sarebbero stati incaricati di costituire una società che li comprendesse tutti per tale coltivazione. Molto interessante. Erano già state scelte le zone adatte alla colonizzazione demografica. Una per ogni regione italiana. Ti credo, interessante questo, molto interessante. Veramente unico, devo dire. Questo fa capire come si, che quei tempi si usava la testa e il cervello, non il culo. C'era gente che aveva il cervello e voglia di essere di interesse per i connazionali, così da creare tante piccole regioni corrispondente a quelle della madre patria. Guarda, è meraviglioso questo, questa testimonianza. Attento, ciascuna di esse avrebbe certamente obbedito all'emulazione d'essere la prima ad ottenere risultati soddisfacenti. La regione Romagna era già in funzione. Il vantaggio per la pesante situazione demografica italiana sarebbe stato notevole. La regione Romagna lo sappiamo perché poi sono rimasti moltissimi romagnoli lì in Africa. Sì. Erano già stati fatti esperimenti riusciti per l'allevamento delle pecore merinos. Quanti già? Già erano stati concessi 45.000 ettari nel territorio confinante con il Kenya all'Istituto Lanier Italiano. Questa qui, ecco, questa cosa qui è... La saggia statalizzazione. La saggia, giusto, no, ma infatti... È una cosa questa che io veramente, questi dati qui, e penso che io ho tutta la collezione di intervento. Ma questo numero 37 me lo devo andare a rileggere, anzi... Vado a cercare, eccetera, eccetera. È interessantissimo. Andiamo avanti. Se si tenga conto di voci minori, ma importanti, quali il tè, il caffè, le carni bovine in scatola, il legname, si dovrà concludere che l'impero, questa magnifica costruzione politica... Passione e speranza del popolo italiano era un fatto altamente positivo. Altro che sarà positivo. Opportuno anche rammentare, in poco più di un anno tutte le principali località del territorio avevano ricevuto l'elettricità. In quale modo si giunge a tale realizzazione? Il Ministero dell'Africa Italiana doveva pronunziarsi su centinaia di domande di concessione presentate da persone incompetenti. Pensai allora di convocare il presidente di tutte le società elettriche italiane, l'onorevole Giacinto Motta, e proporgli di costituire per l'impero una società in cui tutte le società elettriche italiane fossero presenti per la quota proporzionale al loro capitale sociale. Bellissimo. Capito? Ma tu, Giorgio, allora, diglielo ai signori inglesi che
quando se ne sono andato dalle loro colonie tenute per secoli, non risultava che avessero lasciato assolutamente nulla. Infatti, avevano solo massacrato la popolazione, sfruttato e portato via quello che potevano portare via dalle miniere. Punto e basta. Ma anche i francesi e i belgi, se per quello, gli olandesi, gli spagnoli, cioè non sono stati immagini. Ne riparleremo. Ma c'è, Giorgio, c'è uno scrittore nordico, non ricordo se è svedese o danese, che ha scritto tutta una serie di libri, che si chiama questo scrittore Lundquist, che ha scritto tutta una serie di libri che io ho sul trattamento che queste brave persone facevano nei confronti della popolazione negra. Però la ministra negra viene in Italia e non va in Belgio, non va in Olanda a fare la ministra. No, perché non va in Olanda? Indovino a fare la ministra di sua maestà la regina. Indovino invece viene a rompere i coglioni in Italia. Per conto di loro signori e al servizio di Giorgio Napolitano. Andiamo avanti. Alla stessa maniera che per l'elettricità, il Ministero operò per la costituzione di una società per le comunicazioni automobilistiche. Si manifestò lo stesso consenso e in breve tempo sulla magnifica strada asfaltata da Massawa a Addis Abeba, non sono 3 chilometri. No, sono 1 miliardo di chilometri, se non di più. Sfrecciavano autopullman uguali a quelli della Sanremo-Milano. Porco cane, penso a poca roba. Quando gli inglesi hanno conquistato l'Etiopia, questa autostrada è andata in rovina. D'altronde gli etiopi vanno a piedi, anzi corrono, no? Tant'è vero il famoso Abebe Bikila. Sì, vinse a Roma la maratona. Che ha vinto a Roma le Olimpiadi, e perché giustamente su quella strada dove sfrecciavano le automobili loro vanno de corsa. Sì, ma infatti tu posso portare una cosa? Se vogliono raggiungere nel giro di qualche mese una località, vanno a piedi de corsa. Ti posso esprimere la mia sensazione a proposito di Abebe Bikila? Sì. Questo grande atleta etiope, tu pensa? Un grandissimo atleta, sì. Certo, è venuto in Italia, a Roma, e ha vinto una medaglia d'oro. Un po' è il destino come strano, Aspettaci un po'. Ha fatto bene. Certo. Sono contento. Anch'io per lui, certamente, e per tutti gli etiopi. Certamente. Adesso leggo un altro pezzettino abbastanza interessante, poi faremo vedere altre cose e direi che a questo punto stiamo alla fine della nostra intervista. Certo. Dobbiamo parlare di un'ultima cosa, dobbiamo parlare poi di quello che ha riguardato una certa situazione. I discorsi segreti di questo dobbiamo quando, mettere quei discorsi, dobbiamo parlarne. Quando l'Inghilterra veramente se la passava male. In quegli anni in cui non aveva più una nave della sua ben nota flotta, che gli erano state buttate per aria tutte quante, e lì non chi doveva sfruttare la situazione non lo seppe fare. In ogni caso, mi riferisco sempre, avendo tra le mani questa rivista, è bene che i nostri amici lo sappiano, mi riferisco sempre a quell'importantissimo libro Vodka Cola. Ah sì, fai vedere il titolo lì? Vodka Cola, l'oro della servizio di Gulag, di Jacques Boiselvant. Sì, Jacques Boiselvant. Noi l'abbiamo detto e ripetuto tante volte, ed è vero, questo Levinson, l'autore di Vodka Cola, l'aveva già detto a suo tempo, e noi non avevamo però la cultura sufficiente per capire l'essenza della questione. Noi sapevamo, anche alla luce degli scritti di Julius Evola, che esistevano appunto questi accordi tra queste due forze che erano affini, il cui scopo erano quelli di stritolare l'Europa per conto di loro signori. Sì. Noi oggi sappiamo, perché l'hanno scritto proprio gli autori, gli storici americani, che il bolscevismo è stato finanziato direttamente dai finanzieri ebrei americani. Oggi lo sappiamo perché è confermato veramente dalla grande letteratura statunitense, ovviamente mai tradotti in italiano. Purtroppo. Però noi dobbiamo prendere atto che anche negli Stati Uniti d'America ci sono storici, pensatori, uomini politici che si sono resi ben conto di queste cose e rappresentano attualmente una grande forza che un domani, col fallimento del progetto mondialista e globalista dei loro signori, potrebbero venire alla luce e ricreare
una società ben diversa da quella voluta da questi personaggi. Ma qui riporto veramente uno scritto che ci ricorda il grande Solzhenitsyn, ed è bene che ce lo leggiamo. Quando Solzhenitsyn si rese conto del considerevole aiuto che il mondo occidentale reca ogni giorno al mondo comunista, ne fu spaventato e sconvolto. Ricordati che Solzhenitsyn ha scritto un libro importantissimo prima di noi morire, intitolato Noi e loro, pubblicato solo da un editore veramente controcorrente, che si chiama appunto Controcorrente di Napoli. Sì, ha fatto anche un altro però, 200 anni insieme. Ha fatto anche un altro 200 anni insieme. Esattamente. Editore è FDF però, questo, editore FDF. No, 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 l'editore è Controcorrente di Napoli. Ah, non FDF, pensavo sia FDF. Ok, No, vabbè, Controcorrente di Napoli. Ok, ok. E si affretta, no, per i nostri amici che lo vogliono acquistare, lo possono trovare dall'editore Controcorrente. Ha stampato anche un altro libro importantissimo relativo agli scritti dei grandi scrittori, tra cui Henri Costant e altri, che nell'immediato dopoguerra hanno dimostrato le vere responsabilità del secondo conflitto mondiale. Andiamo avanti. E si affrettò Solzhenitsyn ad indirizzare solenni e severi ammonimenti alle classi dirigenti delle democrazie liberali. Il poveraccio si illudeva, no? Che loro non fossero, capito? Lui si rivolgeva alle classi dirigenti delle democrazie liberali, quelli che erano d'accordo con i bolscevichi, no? Sì, sì. Egli è giunto anche ad affermare che il regime sovietico sarebbe già crollato senza che quei soccorsi finanziari, di cereali, di materie prime, di macchine e utensili che esso riceve massicciamente fin dal suo nascere dalle nazioni occidentali sarebbe crollato. È tant'è vero che poi quando doveva crollare l'hanno fatto crollare. Infatti. Visto che lo tenevano in piedi loro, visto che il sistema bolscevico di cui sono diretti eredi i post comunisti che comandano oggi in Italia, no? Sì. Sono loro, diceva, ci si chiede per quale ragione ai post comunisti non interessa la condizione del popolo italiano. Sono loro, sono bolscevichi, sono servi del capitale finanziario americano, per forza non gliene frega niente, no? È verissimo. È la stessa razza, è la stessa gente, no? E sempre qui siamo, purtroppo. E il morbo non si riesce a toglierlo via. Esattamente. Ma bisogna toglierlo però. No, ma dove avere? Poi li votano, capito? Dico, uno che vota Veltroni, dico, è un idiota totale. Deve essere completamente cretino. Ma non è solo Veltroni, c'è solo Zaccio. Uno che vota D'Alema, ok. Ah, a proposito di D'Alema. Ma... Senti, a proposito di D'Alema, vorrei invitare D'Alema a fare le vacanze in Serbia. Ah sì, questa è una buona idea. Ecco, poi no, della caccia. Mi auguro che però lo impicchino immediatamente. No, poi della caccia lo prendono, no. Dovrebbero impiccare. No, aspetta, ti dico, mi hanno detto che in Serbia sono a corto di cinghiali. Ecco, D'Alema ne vale 5. Sì. Lo vorrei che andasse lì. Sì. In Serbia però, Ma lui dice che ci va a caccia, ci va. Ci io va. Però lo prenderei, se fosse un serbo. Ma non va in Serbia, non credo. Lo travestirei da cinghiale. Sì. E lo farei correre in brughiera. No, capito? Scusami, poi D'Alema a caccia in Serbia non ci va. Non ci credo. Ma andrà nelle vicinanze, Montenegro, forse va lì, chissà. Ma se va perché se va lì appena passa il confine gli mettono su una pelliccia di cinghiale addosso e lo mandano, lo allentano. No, ma gli faccio correre dietro i cosi, i cani arrabbiati, gli faccio correre dietro. D'altronde... Non è una novità, no? No! Cioè, Napoleone non fece rapire il duca d'Anghien. Sì. Che sì. Poi fece fucilare, no? Sì, sì. Dice, era fatto rapire il duca... No, ma poi il bello che Napoleone, responsabile della morte di milioni di poveracci, no? E poco prima di morire all'isola d'Elma si rammaricava, dice no, non ho fatto rapire io, ma che te frega un testa di cazzo, con tutti gli altri morti che hai provocato, vedi com'è la psicologia umana. Sì, certo, ce lo sappiamo. D'altronde,
De Gaulle non fece rapire il generale Massi, no, il generale Massi, un altro generale che facevano parte della OAS e che stava anche lui in Germania. Non era il generale Massi, era un altro generale cui non ricordo il nome. Ah, e che gli fece? Lo fece rapire e lo nascose. E che gli fece dopo? Notte rapito, cosa gli fece? No, no, una volta rapito è stato condannato perché era uno dei generali dell'OAS. Ah, ho capito. Che avevano costituito il colpo di Stato, no? Ho capito. Ai tempi dell'OAS. Vabbè, andiamo avanti. Solzhenitsyn afferma ancora che l'aiuto finanziario ed economico offerto ai sovietici ha avuto per effetto quello di consolidare e di perpetuare i gulag comunisti, e certo. E la pratica corrente della schiavitù. Ma vedi che strano, la schiavitù è un nome che non mi giunge nuovo. No. Tra l'altro, l'altro giorno, due giovani, di cui un romagnolo, sono arrivati a Roma e hanno aperto un grandissimo striscione dove c'era scritto Pribke, 335 morti. E Boldrini 450 morti o roba così. Però li hanno presi subito, gli hanno dato il foglio di via e l'hanno rimandati al luogo da dove venivano. Però quel poco che sono stati è stato più che sufficiente per dimostrare che c'è qualcuno che in Italia c'è ancora il cervello che gli funziona. Ah, meno male, questo senza dubbio. Beh, è emblematico. Oh, poi peraltro li hanno mandati non perché li dovessero mandare perché la loro opinione fosse riprovevole, li hanno mandati perché non avevano chiesto l'autorizzazione per manifestare. Ah, capito? Che bella come se i Black Bloc, ad esempio, chiedessero sempre il permesso di distruggere comunque le macchine. Senti, no? vorrei lanciare un messaggio all'agenzia di turismo di Stato della Serbia, di fare un invito a Salema con l'obbligo di indossare una pelle di cinghiale e scorazzare per i boschi di quel paese. Chi lo incontra, lo posso incontrare, può sbagliare. No, ma adesso si sta sviluppando questo gran bellissimo sport della caccia con l'arco e le frecce. Ah, ecco, è più bello, molto più bello. È bello, divertentissimo. No, lui è obbligato a portare questa pelliccia addosso perché altrimenti non è tutto gratuito, non deve pagare nulla. Però ho l'obbligo di andare per i boschi con la pelliccia di cinghiale e cacciato. Esattamente. No, è con la regola che sia cacciato a tiro dell'arco, oppure tiro dell'ascio, oppure tiro del giavellotto. No, ma è più bello l'arco è più divertente. Ricordati che la punta però deve essere bevuta in un seme di peperoncino calabrese, quelli così. Ma di quelli veramente molto pepati. Sì, esattamente. Senti, Nerone, ad esempio, siccome ai leoni il puzzo dei cristiani gli dava fastidio, non se li mangiavano perché cristiani, capito? Un puzzo facevano schifo sti cristiani. Li faceva rivestire con un vello del capretto, capito? Allora no, gli unici Ucci, sento odore di Cristianucci. Ho capito. Allora, sento odore. E praticamente quella della schiavitù, pratica ben più orribile e vergognosa nella sua forma collettiva contemporanea che nella forma antica. Questo scrive il grandissimo poeta Solzhenitsyn, che oggi come oggi noi dobbiamo valutare storicamente come il Dante Alighieri del XX secolo. Chiaro? Bene. L'ultima cosa che sempre volevo accennare a questo, perché mi sembra importante, perché vedi, il marchio
imprenditoriale occidentale ed il monopolio governativo del commercio estero, responsabile dello specifico settore industriale, si accordano con regolare contratto per condurre a buon fine un preciso piano strategico che può andare da una semplice forma di associazione, priva perfino dello statuto di società ufficiale e legale, fino alla creazione di un'impresa integrata su una base di 49,51% e anche del 50%. Questo genere di accordo rende possibile la cooperazione tipo vodka-cola, la quale assicura reciproci vantaggi ai due associati dell'Est e dell'Ovest. Ed è bene ricordare anche questo concetto. Certo, certo. Poi qui c'è un'altra cosa ancora, la chiudiamo. In realtà si parla dei Rockefeller, in realtà la Fondazione Rockefeller e Ford esercitano una influenza determinante in questioni politiche e sociali americane, controllano e modificano al bisogno l'evoluzione dei costumi, delle idee, dei valori e delle istituzioni. Queste agenzie private, ma questo era scritto nel 1970, Noi oggi ormai ai nostri amici dice questo che ci dice, lo sappiamo, ma all'epoca no. Queste agenzie private si sostituiscono al governo, alle collettività pubbliche e costituiscono un'amministrazione parallela i cui mezzi di pressione e le cui possibilità di influenza sull'opinione pubblica sono praticamente senza limiti. Quando noi diciamo che Rothschild, Rockefeller e tutta questa gente qui comandano al 150% negli Stati Uniti, diciamo semplicemente la verità. Certo. La tolleranza degli ambienti politici nei riguardi si spiega facilmente quando si pensi che le fondazioni rappresentano l'espressione del vero potere. Sin dal 1945 non esiste più negli Stati Uniti alcuna persona che abbia svolto incarichi politici e che non sia stata in precedenza, per lunghi o brevi periodi, impegnata e retribuita presso una di queste due grandi fondazioni. Oggi noi lo sappiamo molto bene, li conosciamo bene, sappiamo perfettamente chi sono, ma era bene che si sapesse che nell'importantissimo libro Vodka Cola queste cose erano ampiamente scritte. Il fatto poi che le scrivesse un tale che si chiamava Levinson ci garantisce ulteriormente che il personaggio era sicuramente informato di prima mano. L'ultima cosa, sempre in relazione alla descrizione di questo libro, l'impegno delle grandi società e delle grandi banche le obbliga necessariamente a sostenere regimi comunisti, poiché i loro investimenti sono legati a questi regimi, ruolo e funzione delle banche. Ok? Certo. Quindi il cosiddetto liberismo bancario, il cosiddetto iperliberismo finanziario, in realtà sono forme di schiavismo, gestite da loro signori, dagli stessi che 100 anni prima trafficavano nella compravendita degli schiavi negri per le Americhe. Insomma, sempre loro. Il sistema è sempre quello. Quindi, per le multinazionali è essenziale evitare qualunque cosa che possa destabilizzarli. Nessuno conosce con esattezza a quanto ammontano i crediti accordati all'Est con precisione, ma si sa che alcuni debitori non sono più in condizione neppure di pagare gli interessi. Infatti così è stato. Molti li fanno pagare noi, per loro. Debiti oltre 100 miliardi di dollari, nessun sistema politico che succedesse all'attuale manterrebbe un simile impegno. Purtroppo sì. Quando a un certo punto loro signori hanno deciso di non utilizzare più quel sistema, hanno chiesto semplicemente di la restituzione di un po' di dollari. E altro che Papa, Papa c'entrava un cazzo. Il sistema è caduto non per azione salvifica o miracolistica del Papa, ma perché loro signori gli hanno portato via i soldi. La volta prossima parleremo di questo importantissimo articolo che mette in rapporto Giuseppe Mazzini
Vincenzo Pacini, Mazzini e Marx, in modo tale che i nostri amici capiscano qual è la sostanziale differenza. Ma hai detto l'autore come si chiama? Vincenzo Dimmi Pacifici. Tutto. L'autore si chiama Vincenzo Pacifici. Appunto. Sì. L'ultima cosa, noi abbiamo più di una volta sostenuto la terapia di Bella. Sì. E abbiamo anche detto quanto sia importante per la prevenzione del tumore la melatonina. Sì. Allora colgo l'occasione per reclamizzare questo libro, per cui se c'è qualcuno che è interessato si può cercare, mi chiede informazioni, melatonina. La pillola della giovinezza. La pillola della giovinezza, utilissima nella prevenzione del tumore. L'editore di questo bellissimo libro, l'autore si chiama Maurizio Nordio. Sì. L'editore si chiama Aporie. Sì. Edizioni Aporie. Il libro è stato stampato nel 1996, una quindicina di anni fa. Sì. E 16 anni, 17 anni le fa. Edizioni Aporie c'hanno questo numero di telefono e di fax, 06 35 45 09 47, ripeto 06 35 45 09 47. Bene, la email si legge così: MC, cioè Milano Cosenza, MC 8054 @mclink.it. Chi vuole avere ulteriori informazioni, i nostri amici sanno dove trovarmi, mi possono chiamare, gli darò al dettaglio ulteriori informazioni sull'utilizzazione della melatonina. Oggi, non potendo più contrastare la terapia di Bella, hanno forzato la mano ai ministeri e hanno imposto che si possa vendere nelle erboristerie soltanto la melatonina da 1 mg, capito? Mentre prima si vendeva tranquillamente anche quella da 5 mg. Allora loro possono anche trovare la mia intervista dedicata alla melatonina su Accademia della Libertà, dove trovano anche questi nostri queste nostre simpatiche chiacchierate. Bene, bene, questo è molto interessante, quindi questa è una notizia che ci voleva. Però, melatonina, però, la pillola della giovinezza. Però ascolta, tu non puoi aprire una puntata di questi tempi o chiuderla con un promemoria che è d'obbligo da parte tua, data la malattia di cui soffriamo. Quindi ti prego di ricordare ai nostri giovani, no, anche quelli un po' meno giovani, che certe cose non vanno dimenticate. Certamente, guarda, lo seguo al grandio Priapo. Esattamente, però mostra il libro così loro vedono, insomma, si rendono conto dell'importanza di questa cosa. Dovresti mostrare il libro, dovresti averlo sempre lì a portata di mano con gli altri che c'è sotto di te. In questo momento non ce l'abbiamo, abbiamo un altro documento che voglio far vedere. Sì. Un documento importante che bisogna far vedere ed è questo. Panorama, questo sì, sono questi due personaggi, dateci un taglio, no? Sì, l'abbiamo visto, allora, l'argomento che ci ha detto l'altra volta, sì, questo sì. La nostra riflessione è molto semplice, sì. Sono due democristiani. Esattamente, sì, due, sì. Quindi non è vero che è un governo di coalizione, è un governo democristiano. Ma certamente, sono figli dello stesso prodotto, infatti. Quello che loro vogliono. E affanno, sì. Sì. Due democristiani. Uno di origine dossettiana, andreottiana, e l'altro di origine già masso mafiosa, che hai detto tu, quindi vuol dire è confacente al sistema, no? Democrazia cristiana al 150%. Appunto. Di diretta derivazione degasperiana, sì, come anche ha dimostrato il viaggio che l'attuale pseudo capo del governo ha svolto in questi giorni negli Stati Uniti, che ci ricorda tanto il famoso viaggio che fece De Gasperi. Sì, che poi ritornò con l'assegno
il primo debito pubblico da pagare dopo, sì. No? E sappiamo tutto. Va bene, carissimo. Allora, la prossima volta, mi raccomando, l'inizio o la fine deve essere quel ricordo lì. Questo sì. Deve essere emblematico. L'audetur Priapus. Certo, l'audetur bene. Priapus. Esattamente, l'ho dato sempre Priapus, senza dubbio, specialmente in questi tempi, in calo di... che l'Italia vanta purtroppo una popolazione giovanile molto bassa in percentuale, noi dobbiamo, certe cose dobbiamo dirle, ricordare a chi dovere, insomma, ecco, di essere una mossa. Giustamente. Ecco, altrimenti non e se vuoi la soluzione... Si attaccano al cordone. Perfetto. No, perché io soluzioni non ne chiedo, ma chi l'ha bisogno sì. Si deve attaccare al cordone. Al cordone di quel frate che tu hai già da tempo menzionato. Fratacchione. Sì, quel famoso frate che... No, c'era la statua, da quella statua di quel frate, no? Oddio. Che andava. Era una statua, no? Sì. Miracoloso, perché gli tiravano. Sì. No, gli tiravano. Il cordone e miracolo, è un miracolo, gli colava il moccio dal naso. Beh, d'altronde alla Madonna gli colano le lacrime dagli occhi, al frate dal naso. Il moccio dal naso. Sì, capita così, spesso. Va bene, ci vediamo Giorgio, a presto, siamo già fuori tempo. Oh, e alla prossima, sì, abbiamo già sforato. Va bene, ciao, sì. Stai bene. Ti saluto, a domani. Ciao.